Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi home tour tutta dedicata al Natale. Vi faccio vedere gli angoli di casa mia che ho agghindato appositamente per Natale. Questo è un video che mi è stato richiesto, in realtà, però lo faccio molto volentieri perché mi sembra una bellissima idea. Ma prima di farvi vedere casa mia, vi devo raccontare assolutamente cosa mi è successo con l'albero di Natale. Stavo facendo l'albero come tutti gli anni, io ho 3 fili di luce e tutti gli anni vado a provare un filo per volta per vedere se funzionano le luci. Quindi ho attaccato il primo, il secondo, il terzo, tutto bene, tutti funzionavano tranquillamente. Io l'ho messi su e cosa succede? Mi è esplosa una lampadina in mano. Quindi io mi sono ritrovata praticamente il dito nero perché era pieno di polvere, quella polvere nera di quando scoppiano le lampadine. È saltato il salvavita. Io non so quale dei 3 fili sia saltato perché comunque ormai li avevo messi tutti e 3 e li avevo attaccati alla ciabatta, quindi io non so quale dei 3 sia saltato. Quindi le prese in casa che non mi funzionavano più. Io ho cercato in qualche modo di riattivarle, poi ci sono riuscita, però morale della favola, siccome non so quale luce è saltata, io adesso non lo posso più accendere perché potrebbe esplodere, quindi è un po' pericoloso e quindi ho l'albero di Natale senza le luci. Mi fa un po' tristezza, ma non importa perché ci siete voi che mi sostenete, quindi mi fa piacere lo stesso fare questo video e vi faccio vedere, anche se non ha le luci, il mio albero di Natale e tutti gli altri angolini di casa che ho appunto decorato. Cominciamo facendo vedere lui perché è il mio preferito in assoluto, è quello che tengo appeso alla porta e che vi avevo già fatto vedere nel video tag di Natale. Vedete, è quello che io preferisco in assoluto. Poi vi faccio fare il giro della mia casa brevemente. Qui tengo i calendari dell'avvento su questo mobile e qui c'è l'albero di Natale. Eccolo qua. È un albero di Natale altissimo, soprattutto se lo metto in paragone alla dimensione della mia casa che è minuscola. Però a me questo albero di Natale piace veramente tantissimo. Eccolo qui, ve lo faccio vedere un pochino nell'insieme. Poi sotto io tengo questo piccolo presepe, che è un presepe piccolino, ma mi fa piacere comunque tenerlo qua sotto l'albero. E oggi abbiamo comprato il primo regalo, quindi c'è già un pacchettino sotto. Ma faccio fare il giro dell'albero di Natale, non mi soffermo sulle decorazioni semplicemente perché avevo già fatto un video l'anno scorso, quindi se volete vedere tutte le decorazioni trovate il video nelle schede. Ecco qui l'albero, vi faccio fare un giro veloce. Ci sono tutte le decorazioni appese, ovviamente. Qui c'è un altro decoro che è la scopa della Befana, ma io l'ho già appesa. E poi vi faccio vedere il mio arco. Eccolo qui. Questo è il mio arco. È decorato con dei gufetti, l'albero di Natale in panno lenci e dei decori dorati, dei nastrini dorati. Adesso vi faccio vedere il presepe e l'angolo TV. Questo è il presepe. A fianco, come potete vedere, c'è un albero di Natale che avevo fatto con la pasta, quindi una creazione un po' particolare. E qui c'è il presepe che è in un unico blocco, quindi sono quei presepi interi, non posso muovere le statuine perché è già fatto in questo modo. E poi dietro ho messo un poster che va comunque a fare un pochino da sfondo, va a creare questo paesaggio, quindi insomma mi sembrava carino. Adesso andiamo nell'angolo televisione. Questo invece è l'angolo dedicato al televisore. Qui ho messo questa renna che è praticamente un calendario che ci ricorda quanti giorni mancano al Natale, queste due candele e le pigne perché fanno molto Natale, secondo me. E in questo vaso che tengo a fianco al televisore ho messo queste piante finte, perché sono delle piante finte, ma molto natalizie, ma anche molto pungenti perché bisogna manovrarle con cura. E restando sempre in zona televisore, vedete che abbiamo anche già appeso la calza della Befana, quindi non ci facciamo mancare assolutamente niente, siamo preparatissimi. Come avete potuto vedere, il giro è stato molto breve perché casa mia è veramente minuscola e quindi si fa presto a girarla. Vi assicuro che quello che avete visto è praticamente tutta la casa. Non vi ho fatto vedere la cucina e la camera perché non ho messo niente di natalizio in cucina e in camera, quindi tutto si concentra nel disimpegno, nella parte, diciamo, dedicata all'area salotto dove c'è il televisore, dove c'è anche l'albero di Natale. Poi per il resto, non ho messo altre decorazioni, però io spero
spero comunque di avervi tenuto compagnia. Mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi do appuntamento alla prossima, come sempre, vi mando un bacio enorme.